Digimon, rapporto e benvenuti a questo nuovo video. C'è il cappellino Gengar qui e vi spiegherò subito il motivo. Ma prima, se il mio video ti piace, iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, trovi il link in descrizione come in ogni video. In questo momento sono molto in pigiama, non mi interessa, sono in casa, sono comoda e quindi starò in pigiama per tutta la durata del video. Ma cos'è questo video in particolare? Allora, sarà tipo una challenge, chiamiamola così? Più o meno. Più o meno, non so come chiamarli in realtà. E io praticamente userò questo bellissimo cappellino Gengar per coprirmi gli occhi e lui andrà nella mia collezione di videogiochi qui dietro e prenderà le limited edition o le collector, non so, alcune si chiamano deluxe, altre limited. E io con gli occhi chiusi, tastando la steelbook, perché se mi dà solo la custodia normale non riesco a capire che gioco è, devo indovinare appunto il gioco. Poverina! E penso che sia un'idea carina, dai, per passare questo tempo noioso in quarantena che non sappiamo cosa fare. Abbiamo fatto le tagliatelle, i tagliolini in questo momento, quindi iniziamo? Allora, io faccio una roba, esco dalla stanza, tu prendi quelli che mi vuoi fare Vedere. tastare, eccetera, eccetera. E quante ne Bene. facciamo? 10? Sì, facciamo Una 10. decina, vediamo se riesco a indovinarli tutti. E ti do qualcosa con cui coprirlo nel caso là ci sono i panni ancora a asciugare da 2 giorni. Un gatto si è infilato nel mobile. Ciao! Non si Sento il vede. Sì, ginocchio, sei sta vista. arrivando. Eccola, è qui. Vieni su. E poi ritorno, mi metto il cappellino e iniziamo. Metto il capellino Gengar. Potevi nasconderlo per curò quel robo lì per terra, no? Ok. E ora dovrò tastare le varie custodie. Vediamo se le attacco. Ovviamente me le dici a fine video, ok? Quindi non me lo dire, cioè le metti in fila e Vuoi poi. partire dal più facile al più difficile? Sì, aspetta. Nel senso, tu me le dai una alla volta e poi quando le ho guardate, le ho toccate tutte, tolgo il cappellino e me le dici dopo se ho indovinato o meno. Io ho paura perché io ci tengo tantissimo alle mie Partiamo collector con e la più facile in limited. Se me assoluto. le hai rovinate, è sigillata. Questa è la custodia della Switch. Ne ho solo una, Saints Row 3. Esatto. Dai, questa era easy, potevi impegnarti un po' di Sono più. partito dalle più facili. Cioè, questa era easy, c'è cioè solo quella. Numero 2. Cazzo pesante. Questa è la PlayStation. Che c'è questo Ti coso posso qui? dare aiuti? No, non puoi dire niente. No, tutte le steelbook sono state tolte dal loro cartonato e il cartonato è stato messo l'anno scorso. Quindi Spero che per te non si sono No, 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 rovinati. no, 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 stai toccando la steelbook di sé. Che steelbook ho? Lucida. È una di quelle lucide, non è opaca. Quindi Caitlyn non è. Perché Caitlyn è opaca al tatto. No, God of War mi sa che era ruvida. C'ho Days Gone. No, no, non è Days Gone perché hai fatto ah, Days Gone, quindi non l'hai tirato fuori Days Gone. Days Gone non c'è. Ah, sai cos'è? Che questa c'aveva la plastica intorno. C'aveva la plastica, non aveva un cartonato e ci sono rimasta male quando l'ho tirata fuori, control. Questa qui la teniamo sulla scrivania e diciamo che è contro. Oh. No, ma è ruvida anche questa, che cazzo è? Questa è mezza liscia e mezza ruvida. Ho preso tutte le steelbook in modo che ci fosse qualche segno caratteristico sul tuo tasto. Ha un Quindi già bordo, ti però. escludo left alive perché è tutto liscio. Qui c'ha un bordino. Allora, visto che hai tolto. Qual è che hai tolto? Che non hai preso in considerazione? Hai detto che. Ah, quelle lisce, quindi Left alive, sì, Left tutte quelle Alive, lisce. Bloodstain, Caitlyn non sono. O comunque non molto definibili al tatto. Allora, questa c'ha un contorno e c'ha Quella qualche. è molto definibile al tatto perché ha l'incavo. È Non incisa. è all'incavo, c'ha le cose di In rilievo. rilievo comunque. God of War è l'unica che mi viene in mente.
così, perché c'ha il simbolo in mezzo, sì, dico quello perché non ho più polivia. Il resto delle tue risposte sono state il contrario del God of War. Se mi hai detto che hai tolto quelle lisce, oh. La quarta. Questa non è della 4. No, è più stretta della 4. Cazzo è... Oh, merda. Allora, facciamo mente locale. Quello okay. Sapete è una delle più facili. Questa c'è un burro. Vuoi pensarci dopo quella? No, aspetta, mi dà pure il... Che cacchio? Allora, cioè... il problema è che questa c'ha il coso, la superficie, quella... antiscivolo ed è mezza opaca, però così ne avevo una, non mi sembra neanche della PlayStation 4. Però che d'altre potrebbe essere The Last Guardian, però no, perché mi pareva fosse liscia quella. Che altro c'ho? Cioè anche di qua non ci avevo mica fatto caso. Metro. Forse è Metro. Reazione. È Metro. È Exodus. L'Aurora forse. Dico Metro. Dico Metro. Perché è più. Non è della 4. Molto facile. Io boh, ma è chonky. Questo è Spider-Man. L'unica cosa enorme che c'ho. Dai, potevi sforzarti un po' di più. Aumentiamo il livello. Quindi devo trovare l'altra ancora. Questa è piccola, questa è del TDS, ne ho solo 3. Devo cambiare quella di Spider-Man? Sì, dai, va là. Allora, questa è del 3DS, quindi è una delle tre di Pokémon che ho. Quindi o è Rubino, Zaffiro, Sole, Ultrasole, Ultraluna. Non è Ultrasole, Ultraluna perché è quella dorata. Questa... no, invece sai che è proprio quella? Parla di... Ultrasole e Ultraluna, quella dorata, perché? Ultrasole e Ultraluna, sì, perché quella di Rubino e Zaffiro non c'aveva questo segno dietro. Sì. Che cos'è Midna? Oh, questa è Midna, patatina. Porca troia. Allora, io ne ho due così cionchi. C'ho Asterix e Obelix e Kingdom Hearts. E al tatto è Kingdom Hearts perché qui è rilievo ed ha quel tipo vellutino, quindi dico Kingdom Hearts. Adesso diciamo Kingdom Hearts. What? Cos'è sta? Questa è una steelbook. Sì, è una steelbook. È Days Gone questa. Questa è l'effetto... Non devono essere per fatta steelbook, hai detto anche le edizioni speciali, no? Sì. No, questa è la PlayStation 3. Questa è Killzone 2 perché c'è l'effetto qui. Però non lo so perché Days Gone c'ha questo effetto ruvido che dà ruggine. Però anche Killzone, cioè l'effetto è quello. Però è... No, mi sa che alla fine la 3 e la 4 sono uguali di dimensioni. Killzone, perché qui è rovinata, mi pare Killzone, perché quella volta ho fatto... Ho tipo bestemmiato pensando fosse ruggine vera. L'ottava. Hai detto Killzone. Questa è leggera. Vabbè, questa è facile, dai. Sì, è facile. Cioè, questa è l'unica limite che hanno fatto, è quella di Black Sad, quella che c'ha. Non te va una limite da buttare su che non fosse liscia. Una liscia in arrivo. Eccola qua. What the fuck? What the fuck? Aspetta. Ma qui, aspetta, dammi una mano, perché qui si sta togliendo qualcosa. Ah. Ma davvero una roba così in collezione? Sì. Non è Metro? Perché Metro c'ha la plastica intorno. E non è Days Gone? Perché quella dentro è liscia. Non è Metro. Se ti devo dare un cartonato, ti do un cartonato con qualcosa di rilievo. Se devo mettere una plastica su perché è liscia, la toglievo. Così potevi differenziare le due possibili opzioni che avevi. Con l'effetto, dai, antiscivolo c'è, cioè, sì, sopra. È difficile. Vuoi passare alla prossima? Sì, ritorno dopo. L'ultima! Cosa l'hai tenuta in caldo in mano? Cosa? Sì, l'ho tenuta.
Qui c'è una scritta di rilievo scavato. Leggendo una scritta. Dopo ci ho provato, però no. Vedi, questa è la texture invece di, che mi pare proprio di Days Gone. Sai? Sì, sì, questa è Days Gone. Perché qui c'è Days Gone, c'aveva tipo lo scotch intorno. Oh, cazzo. Sto per cadere tutto. Questo è difficile. Perché Metro, cioè, no, non è Metro. Metro c'ha la plastica. Ah no, io questo non ci arrivo, non ce la faccio. Vuoi provarne una? Vuoi tentare un non mi viene proprio in mente il nome. Proprio non c'è. Bene, so. Andiamo con i risultati. Via la benda. Avrei capelli tutti a cazzo. Oh, cioè partiamo con la prima. La prima che cos'era? Avevo detto Saint Row. Grazie, cioè è l'unica che c'ho con la plastica così. Cioè, la seconda, qual è stata la tua scelta? Amarcord. Avevo detto Control, mi sa. Ah, ci avevo preso? Infatti, sta roba ruvida. Questo non ci avevo neanche fatto caso al triangolo. La terza. La terza, qual è stata la tua risposta? Non me la ricordo. Era God of War, avevo detto. Ah, ci avevo preso davvero anche God of War? Andiamo sulla quale. Ah beh, però io avevo pensato che qui poi la rilievo questo qui proprio interno, pensavo fosse una un coso, non. Andiamo alla quarta che non ricordo sinceramente nemmeno io quello che ho detto. Passamela. Gli occhi. Dai, passamela, te lo dico io se ci avevo preso. Non ci avevo proprio preso. E vai qui, e Bayonetta. Questa avevo detto qualcosa, non ci avevo preso sicuro. Questa. Infatti ci sono rimasta male perché ho detto questo che cazzo è? Questa è quella che ho fatto la vita di più. Okay. È l'unica del Nintendo 3DS. Sole luna, ultra sole, ultra luna. Quali giochi hai con la Steelbook? Tre. Nintendo 3DS? Tre. Pokémon Rubino Omega, Zaffiro Alpha e ultra sole, ultra luna. Ma è anche sole. No! Questa è l'unica che ha il segno. Lo so. Sono tutte lisce. Ti sei confusa. Vuoi ridere a mettere tutto a posto? Azzeccato. Vabbè, ma questa era facile. Hai indovinato. Dovevi tirar fuori la steelbook da dentro qui. Perché qui con la scritta Kingdom Hearts e la texture qui l'avevo capita instant. Mettiamole tutte qua, guarda. Al tatto a ruvida. 26 anni. Quale avevi detto? Quella che mi c'aveva una parte di rilievo? No, non ho niente di rilievo. Era liscia? Sì, se mi è ruvida. Era una tra Days Gone. Ah, Killzone avevo detto. Avevo detto Killzone. Vedi. Mi ricordavo bene in alto. Perché ci ho bestemmiato, mica niente. Blackset. Vabbè, ciao. Non ho bisogno di disastri. Cioè, questa era semplice perché c'è. Aspetta. Questa c'ha questo che è ruvido e qui ci sarebbero le carte che io ho tolto. Quindi questa era semplice. Invece Killzone qui è proprio rovinata in cima. Sì. La penultima cosa avevi detto? La ruvida, scritta in rilievo. Con la scritta? Sì. La ruvida. Ah, avevo detto Days Gone perché avevo sentito dietro un robo. Infatti. Perché sì, avevo perché sentito. C'è il coso, la toppa, da Minecraft. No, avevo sentito questo e mi ricordavo che appunto c'aveva le robe appiccicate così come lo scotch. Ho detto, qui sarà lo scotch a sto punto. Perché qui si interrompeva, quindi io pensavo che facevo dritto. Quindi ho detto Days Gone. Solo per quello, la scritta non l'ho neanche capita proprio. Passiamo all'ultimo. Quella non l'ho capita, che cazzo era? E è un gioco per PC. Quali sono le edizioni grosse? L'Anthology? Rimosso? Il contenitore esterno, l'Anthology, plastica o cartone, l'Anthology, Metro. Cazzo, era Metro. Era la stella della Valora. È vero che Metro c'ha la plastica e c'ha sto mega bagaglio e io non ci sono arrivata che era quella di Metro. E infatti la steelbook era liscia. Il problema è che Metro l'avevo proprio cancellata. Metro l'avevo detto proprio qua. Questo non è Metro, ma invece era Metro. Non è andata male, me la sono cavata bene. Ne hai sbagliati? Due. Uno, due, tre. E basta. Tre, sì, perché qui mi hai dato
questa, mai dato Saint-Rove che era easy, mai dato Black Sad che è praticamente una delle poche molto dei pochi giochi che ha fatto una roba del genere. E qui mi hai ingannato bene con Sole e Luna, mi hai preso bene e questa proprio l'ho cannata male. L'unica cosa, secondo me, non avresti dovuto mettere questo. E questo qui era il video esperimento, tra virgolette, quiz, molto fatto a caso, sinceramente molto improvvisato, però era un'idea carina, dai, ci sta alla fine. Non le ho azzeccate tutte, ho cannato all'ultimo. Beh, 70%. Sì, dai, non è andata malissimo. Ovviamente chi c'ha più edizioni speciali, più giochi di me, che comunque non ne ho pochissimi, però chi ne ha di più già si farebbe molta più fatica e sarebbe molto più interessante la sfida. Io adesso ne ho un po' pochine, ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Dimmi. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia in questo terribile periodo di quarantena dove non si può uscire né niente alla fine. Possono fare le tagliatelle. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciami un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, trovi il link in descrizione come in ogni video. Madonna, i capelli come li ho messi. E noi ci vediamo a un prossimo video / episodio delle serie / non lo so. Digimoni, passa e chiudo.